Guida Viaggi Web TV, a colloquio con Gigi Torre, presidente Gioco Viaggi. Buongiorno Gigi, quali sono le Buongiorno. novità sul tour operating? Beh, dopo 35 anni di crociere, non le abbiamo di certo abbandonate, ma abbiamo dedicato lo spazio dal 2001 a due nuove programmazioni di soggiorni mare in Corsica e montagna, montagna in Italia, in Francia e soprattutto in Austria, dove abbiamo una buona conoscenza di tutta la zona dello Stubai, al di là del Brennero. Sono cataloghi e una programmazione che ha dato già ottimi risultati nei 2 anni precedenti. Da quest'anno abbiamo allargato anche la distribuzione a tutte le agenzie dei network Welcome e Gattinoni ricevono i cataloghi, ma non solo, perché comunque copriamo oltre 3.000 agenzie distribuite in tutto il nord Italia. Perfetto, grazie. Ora passiamo a Chiara Lagioni, la responsabile del segmento Cruise. Chiara, dopo 2 anni, 3 anni così un po' sofferenti, com'è oggi il mercato crocieristico? Quali sono le novità? Allora, il mercato ha ripreso alla grande, siamo molto soddisfatti dei numeri, soprattutto quelli che riguardano il prodotto premium e lusso. In portfolio noi abbiamo 12 compagnie, circa 120 navi, siamo agenti del gruppo Carnival Corporation, quindi di tutte le compagnie di questo gruppo e poi di molte altre compagnie di nicchia. Le grandi novità sono sicuramente le navi nuove. Quest'anno nel 2003 abbiamo Seabourn Pursuit, che è una nave spedizione che entrerà in servizio, anticiperà l'entrata in servizio ad agosto, con qualche crociere in Mediterraneo che è già andata fully booked, e poi si sposterà in Antartide. È una nave spedizione con 132 suite. Un team di specialisti a bordo tra scienziati, naturalisti, geologi di 26 persone, ha una flotta di 24 Zodiac per fare i landings, infatti è una delle poche compagnie autorizzate ad far atterrare i passeggeri in Antartide. E ha un sottomarino da 6 persone per delle escursioni veramente incredibili. L'altra novità di quest'anno è Carnival Jubilee, sorella di Carnival Celebration e Mardi Gras, che con successo stanno solcando il Mar dei Caraibi, in particolare Carnival Celebration da Miami la stiamo vendendo molto bene. Sono dei giganti del mare e rappresentano l'eccellenza nella qualità e prezzo, cioè nel rapporto qualità-prezzo. Invece un altro anno avremo due grandi novità, una è Queen Anne di Cunard, è la quarta nave della flotta, che tra l'altro verrà portata da un comandante donna per la prima volta. Questa nave porta il nome di una regina, come le sue sorelle, per tradizione, e coniugherà appunto il lusso contemporaneo alla tradizione inglese. La grandissima novità viene però rappresentata da Sun Princess, che a febbraio 2024 entrerà in servizio. È un gigante del mare, ha più di 2100 cabine, di cui 1500 avranno il balcone. Inaugura una nuova classe, la Sphere Class, sarà la più grande nave costruita in Italia e la prima della compagnia alimentata GNL. Grazie mille, buon lavoro.